Coach, c'è tanto amaro in bocca per la sconfitta di Giuliano oggi, possiamo dire 25-30 minuti quasi perfetti contro una corazzata come Cividale. Alla fine però è uscita fuori un po' di stanchezza oltre alla tanta profondità del roster ospite. Sì, hai detto tutto tu. È così. Abbiamo giocato contro la squadra più forte che ho visto quest'anno. È una squadra forte, allenata da un grande allenatore, una squadra esperta, fisica. Alla fine ho visto dei canestri da categoria superiore. Noi abbiamo giocato la partita perfetta finché ne abbiamo avuto il fiato nelle gambe, poi non ce la facevamo più e abbiamo pagato non solo l'inesperienza, ma anche la loro fisicità e quindi sono emersi le differenze, emerse le differenze che ci sono tra questi due roster. Però vi assicuro che sono rimasto sorpreso anche io della qualità della partita che hanno giocato i miei ragazzi per tre quarti di partita, perché abbiamo giocato una partita pazzesca. Veramente, per giocare contro questi, per chi siamo noi, non dimentichiamoci chi siamo noi, veramente per attenzione, per esecuzione, per voglia, per carattere, pazzesca. Poi è chiaro che le rotazioni corte, l'età, la stanchezza, la loro fisicità enorme, 27 tiri liberi a 15 in casa per l'ennesima volta, alla fine la paghi. Però Cividale è una squadra assolutamente di altra categoria. La sconfitta di oggi però non pregiudica il grande cammino che sta facendo Giulianova in questa stagione, con l'obiettivo che è quello sempre della salvezza. Quando un allenatore vede la sua squadra giocare non il 10%, non il 20%, ma il 100% sopra i propri limiti, e giocare una pallacanestro del genere, non può essere che orgoglioso. È per questo che sono innamorato di questi ragazzi qui, perché non fai una partita così di questo genere. Sì, fa male aver perso, però per chi fa questo lavoro e guarda anche altre cose, c'è veramente tanto orgoglio nei confronti di questi ragazzi qui. Il cammino non è finito, anzi, il cammino è durissimo. Dobbiamo riposarci perché domenica andiamo a Mestre. Dobbiamo resettare questa partita qui, perché sarà un altro tipo di partita. Queste sono partite che ti danno stimolo e lì si dovrà vedere la maturità di chi siamo, perché lì sarà una partita totalmente diversa. Loro sono una squadra che gioca a pallacanestro di alto livello. Alla fine hanno fatto dei canestri di un'altra categoria per fisicità e per tecnica, con le mani in faccia. Quindi cosa vuoi dire ai ragazzi? Dire bravissimi.